Dottor Gentili, che cos'è il prezzo dinamico esattamente? Il prezzo dinamico è la risposta all'antispreco, cioè è un modo per modificare il prezzo in funzione della data di scadenza, in modo tale da favorire il consumatore che acquista il prodotto con una data di scadenza più vicina, più prossima. Che cosa governa questo prezzo dinamico? Un algoritmo di una startup israeliana che si chiama Wasteless, che è integrata all'interno dell'acceleratore FoodTech di cui Iber fa parte, e attraverso un algoritmo che si basa sulla rotazione del prodotto, sullo stock e quindi di fatto sulla vendibilità del prodotto, va a calcolare il miglior prezzo in quello specifico momento. Noi abbiamo visto per il momento 4 gondole refrigerate dell'industria e una del vostro prodotto a marchio. Che tempi vi siete dati per fare questo esperimento? Questo esperimento richiede una innovazione sul codice a barre, perché bisogna utilizzare un GS1 data bar che include la data di scadenza, perché è l'informazione che la cassa intercetta per poter capire quale prezzo applicare. L'industria è un po' indietro. Amadori, che fa parte del FoodTech Accelerator, ha implementato l'etichetta col GS1 Data Bar. Tutte le nostre bilance dei prodotti cucinati e preparati all'interno di Iper stampano già il GS1 Data Bar, quindi sarà la prossima area su cui andremo ad estendere questa iniziativa qualora i risultati dovessero confermare, ma io ho pochissimi dubbi, l'efficacia di una gestione del prezzo in questo modo. Ho capito bene o dovete sensibilizzare l'industria di marca perché intervenga sui codici? Ma io credo che nel mondo, nel secolo delle informazioni, dove tutto è disponibile a tutti, secondo me è assurdo avere ancora un barcode che si limita alla comunicazione del codice a barre del prodotto. Cioè c'è la tecnologia per estendere le informazioni contenute all'interno del barcode per abilitare tante cose. Non so, si possono abilitare degli abbinamenti merceologici, ma qualsiasi informazione aggiuntiva che può essere integrata all'interno di un codice a barre. Dottor Gentili, le prime evidenze quali sono? Ma le prime evidenze sono comportamentali, cioè dopo un po' di osservazione da parte del consumatore che abbastanza facilmente ha capito il concetto del doppio prezzo sull'etichetta, ha iniziato ad agire in maniera differente rispetto al passato. Prima si andava alla ricerca con un prezzo unico del prodotto con la scadenza più lontana. Oggi la vasca viene manipolata dal consumatore attento per andare a ricercare la scadenza più prossima a cui è abbinata una maggiore convenienza.